ascoltatore canta Gregorio Veri dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Un grande scrittore lo vedi esattamente dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Benvenuto Marco Puntini, grazie. Sta arrivando da Ivrea, un autista che lo è andato a prelevare e si raggiungerà intorno alle 22 o poco dopo le 22. Purtroppo invece non riesce ad essere con noi fisicamente questa sera Marcello Simoni, perché è capo con l'influenza. Vi leggo un suo messaggio che è arrivato oggi. Ci siamo sentiti oggi, è rimasto capo oggi tutto il giorno, per cui la notizia è arrivata tarda mattinata e non riuscivamo a fare diversamente. Ed è vero rammaricato Marcello Simoni, e leggo il suo messaggio. È con grande rammarico che stasera devo rinunciare a essere dei vostri. Mi rincresce di dover deludere gli organizzatori e soprattutto gli ospiti di questa bella cena letteraria. Ha una ricaduta di influenza che costringe a letto. Pur non dipendendo da me, chiedo scusa, anche perché fino ad oggi non mi era mai capitato di mancare un appuntamento e chi mi conosce per un po' sa bene che di presentazioni ne faccio tante. Qui ad esempio c'è Rosalba Scaglioni che può testimoniarlo. Marcello Simoni è uno che non tira bidoni e Rosalba Scaglioni lo testimonia direttamente. Dunque dice Marcello: sono dispiaciuto che per il fatto questa sarebbe stata la prima occasione, io ho dei problemi con il microfono, comunque ci provo, in cui avrei presentato qualcosa del labirinto ai confini del mondo. Il suo nuovo romanzo che uscirà il 7 novembre. Dice: un romanzo che segna una svolta importante della mia avventura narrativa e a cui mi sento molto legato. So però che Marco Puntini, mi presento cari ossa, e scarpi per parlare, ma adesso poi mi sento inutile il microfono, non vi preoccupate. So che Marco Puntini, un caro amico con cui stasera avrei voluto volentieri scambiare due chiacchiere, saprà spendere buone parole, proprio perché Puntini presenterà ugualmente, come da copione, come annunciato, il lavoro di Marcello Simoni. Io, vi toccherà, perdonatemi, farò le veci di Marcello Simoni, non sarà la stessa cosa, ma presenterò dopo il primo piatto il lavoro di Marco Malvaldi, presenterò Argento Vivo, il nuovo libro di Marco Malvaldi, e dopo il secondo piatto Marco Malvaldi presenterà invece il lavoro di Marco Puntini, partendo dalla Stella di Pietra, che è l'ultimo libro uscito per l'Organese, uscito a fine settembre, per cui prestissimo di stampa, l'ultimo grande libro del maestro italiano dell'avventura. Autore di punta di Longanesi, Simoni, autore di punta di Newton Cotton, e Malvaldi, autore di punta di Severio, ovviamente insieme a Camilleri, che non possiamo dimenticare per importare. Dunque, diceva, so che Marco avrà buone parole per me. Marco, ti mando un abbraccio affettuoso, estendo il mio saluto anche a Marco Malvaldi, che stimo davvero molto e che ero ansioso di conoscere, perché non si conoscono ancora tra di loro Marcello Simoni e Marco Malvaldi. Spero ci sarà presto l'occasione, spero ci sarà presto l'opportunità di tornare ai 12 monaci, un nome che già mi intriga, per rimediare questa assenza. Ora basta, dice Simoni, trovo questa lettera prima che inizi ad assomigliare alle ultime parole di un moribondo. Un caro saluto a tutti i convitati a Ponte Vivo, nella speranza che facciate almeno un brindisi alla mia salute. Se avete i calici, alzateli, un brindisi alla salute di Marcello Simoni. Grazie. Io che abbiamo il microfono, forse va meglio. Allora, l'antipasto, lo abbiamo annunciato, sarà pantagruelico come tutta la cena. Stanno per arrivare gli antipasti caldi, ma prima di far servire gli antipasti caldi, e questa sarà la trilogia dei trionfi curata dallo chef Andrea Lizzi, due parole sulla serata Milioni di Milioni. I titoli dei romanzi li abbiamo già annunciati. I libri, a differenza di quello che avviene, prego Marco, a differenza di quello che avviene solitamente a Marcia con Scrivi, molti di voi la frequentano, sanno che si vendono alla fine, verranno venduti in realtà, so che non è proprio consuetudine, però le consuetudini possono anche essere ribaltate, cambiate, verranno venduti durante tutto il corso della serata e sia Marco Puntini che Marco Malvaldi, quando arriverà, saranno ben lieti di dedicarli, perché stasera avremo l'onore di essere rivelati e vice pubblica, Roberto Campanini, il nostro notaio, grazie. Per cui il cassetto questa sera
parte milioni e milioni da Posanani nasce l'idea di mettere insieme tre grandi scrittori, scrittori da milioni di copie, scrittori importanti, scrittori affermati, scrittori che, per parafrasare la leva calcistica del 68, si prestano a un gioco, ma non è così di un gioco, è un gioco però anche serio, e i grandi scrittori si vedono quando si mettono in gioco anche per piccole cose e per pochi minuti, come accade solitamente a Mangia come scrivi. Meriterebbero ciascuno una serata singola. Mangia come scrivi prevede tempi molto ristretti. Allora do la parola al microfono a Marco Buticchi per un saluto e poi daremo via le date. Marco, ok? Volevo dire solo una cosa, vi aspettavate un Marcello e due Marchi, ahimè l'inflazione c'è un Marco solo, quindi vi dovete accontentare che ora anche un altro, e comunque tenete presente, essendo io ligure dietro un piccolo compenso ti smetto di allora l'ho fatto una volta a Pordenone, scusate, andai, c'era una Pordenone legge Inter, una cosa, e c'era questa festa con mille persone, dovevamo parlare Valerio Massimo Manfredi e io del romanzo d'avventura, e la platea era metà divisa tra i miei e i suoi diligentemente seduti con i loro libretti sulle ginocchia. Io dissi: firmo tutti i libri di tutti perché Valerio Massimo ha fatto dire. Ne firmai 120 di Manfredi, l'altra sera mi cercavo in televisione, quindi firmo tutto, anche senza compenso. Buona serata, grazie di essere qua. Grazie a tutti, la serata milioni e milioni può cominciare. I ragazzi dei 12 monaci sono a nostra disposizione per il trionfo dei formaggi, per il trionfo dei salumi e per il trionfo delle leccornie dello chef Adrianetti, che è già all'opera per tagliare questa spalla cotta calda. Perfetto, stanno arrivando anche gli antipasti caldi. Ora la spalla cotta verrà servita direttamente, i formaggi anche, ognuno di noi è libero di alzarsi. Questo è a buffet e ciascuno di noi, per quanto riguarda le leccornie e i salumi, si serve, per il resto si rivolge ai diretti responsabili. Grazie, e i 20 milioni può iniziare, spero, nel migliore dei modi.